Grazie Presidente, ma io intervengo perché sono una delle persone che ha sottoscritto la mozione e che anche, diciamo, in queste settimane è andato a spiegarla, in particolare negli ambienti dei tifosi del Toro, essendo io tifoso del Toro e anche abbastanza conosciuto e frequentante dello stadio, perché ovviamente la prima reazione della città, dei tifosi, eccetera, è stata: ah, ma il Comune vuole spremere il Torino e fare soldi sul Toro, dopo tutto quello che ha fatto per la Juve, eccetera. Allora, il senso della mozione ovviamente non è questo, cioè è chiaro che c'è un punto relativo a quanto facciamo pagare al Torino FC l'affitto dello stadio, che peraltro, prima ancora di discutere del quanto, il problema è che il Torino FC non paga, nel senso che, quanto ci risulta, per ora non ha pagato quello che doveva della scorsa stagione, ha chiesto sconti sulla tassa rifiuti, ha chiesto sconti sul costo dei vigili, e crediamo che questo comunque non sia un atteggiamento accettabile da parte di quella che comunque è una società a scopo di lucro, nel momento in cui la città comunque va a pretendere il pagamento giustamente della TARSU anche dalle famiglie che magari non possono permetterselo, a maggior ragione noi dobbiamo permetterlo e dobbiamo andarlo a chiedere a una società a scopo di lucro. Però il punto vero è quello del medio-lungo termine, cioè è capire se il Torino FC ha un progetto a lungo termine per crescere in questa città e valorizzare il patrimonio storico del Toro, perché comunque al giorno d'oggi nessuna società di calcio può pensare di rimanere ad alti livelli a lungo termine senza affrontare il problema dello stadio di proprietà, e tutte le società italiane e straniere si stanno attrezzando, su quelle che non l'hanno ancora fatto, in questa direzione. La Juventus l'ha fatto e ha visto subito dei benefici anche proprio in materia di entrate, quindi di possibilità poi anche di spendere nella squadra, nei progetti, e crediamo che sia il caso che la città, anche proprio a vantaggio della tifoseria granata, del patrimonio culturale che il Toro è, chieda e pretenda da Cairo un investimento in questa direzione. Che poi Cairo venga a dire quello che vuol fare, magari ci dica anche che vuole investire in un'altra parte, cioè a questo punto si apre una negoziazione, ma almeno che faccia qualcosa, perché andare avanti di anno in anno a mendicare, purtroppo, mi permettetemi di usare il termine, uno sconto magari di 20-30 mila euro su un affitto già che è molto più basso comunque di quello pagato altrove, non è un atteggiamento da persona che crede nel patrimonio che comunque gli è stato affidato, perché è vero che la società di calcio è sua, è una società privata, è giusto che faccia quello che crede, però comunque ha una responsabilità sociale piuttosto forte verso la città. È chiaro che la vicenda dello Stadio Olimpico, se uno la va a riprendere dall'inizio, è un mezzo scandalo, forse tutto uno scandalo, perché la collettività ha speso 45 milioni di euro per ristrutturare uno stadio che non è adatto al calcio, e quindi adesso chiaramente al Torino vi dobbiamo proporre uno stadio che non è adatto al calcio, che è ancora tutta una montagna di ipoteche sopra, che alla fine che poi il gruppo Fiat ha preso la società di Ciminelli, l'ha presa sostanzialmente per 1 euro, però le ipoteche sono rimaste alla collettività. E quindi è chiaro che tutto questo pacchetto costituisce anche una patata bollente, e quindi bisogna anche porsi il problema di che cosa possiamo noi eventualmente al Torino FC, e se il Torino FC riceve un trattamento comparabile con quello che ha ricevuto la Juventus. Però detto questo, la prima responsabilità è di chi amministra il Torino FC, che abbia un progetto, che dimostri quel suo progetto, che lo esponga innanzitutto alla città e possibilmente anche al Consiglio Comunale. E a questo punto noi consiglieri comunali vedremo di costruire un progetto che sia vantaggioso per il Toro e vantaggioso comunque per la città, perché noi comunque, molto prima che tifosi, siamo amministratori pubblici e dobbiamo garantire alla fine il bene del bene delle casse pubbliche e del bene pubblico. L'ultima cosa che volevo dire, poi concludo, è relativa a questa veramente caduta di stile che ha fatto, credo, Cairo e il suo entourage, parlando dei biglietti gratuiti che vengono regalati al Consiglio Comunale, 80.000 euro che ogni anno deve dare in aggiunta affitto in biglietti gratuiti. Allora, io ho già proposto in commissione che questi biglietti vengano semplicemente restituiti. Io non li ho mai utilizzati, continuo ad andare allo stadio facendo la fila comprandomi il biglietto ogni volta. Però credo che sia giusto che tutto il Consiglio Comunale faccia questo gesto di restituirli, perché intanto si dimostra che questo genere di privilegi sono pericolosi, perché permettono poi al privato di ricattare sostanzialmente sul piano morale il pubblico con queste regalie. E poi comunque credo che la politica debba dimostrare un po' di dignità, e quindi che non vende, non cambia la propria opinione per qualche biglietto regalato allo stadio. Quindi spero che tutto il Consiglio Comunale faccia lo stesso che facciamo noi e rifiuti questi biglietti. Grazie.